Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. Ancora un balcone crollato nel progetto Case di Cese di Preturo all'Aquila, la stessa New Town dove a settembre del 2014 venne giù un altro balcone crollo a cui seguì un'inchiesta della magistratura che sequestrò l'intera area. Andiamo a vedere insieme il servizio di Giorgio Alessandri. Cese di Preturo, Piastra 20, alle mie spalle i balconi crollati che ieri mattina sono venuti giù nell'alloggio del progetto Case. Di fronte c'è un'altra piastra sequestrata nei mesi scorsi dove si era già verificato un altro crollo. Evidentemente non è successo nulla alle persone in quanto tutto quanto il complesso di Cese di Preturo è stato sequestrato, ma è evidente che i problemi strutturali si stanno palesando ogni giorno di più ed è necessaria una decisione su quale futuro destinare a tutte queste nuove New Town. Ancora un crollo e ancora Cese di Preturo. Ancora una volta, alla vigilia dell'anniversario della tragedia del sisma, il progetto Case, pensato e realizzato per dare un alloggio temporaneo agli sfollati, mostra tutti i suoi limiti e le criticità strutturali. Sempre a Cese, già nel settembre 2014, un balcone venne giù da un appartamento, con conseguente inchiesta e sequestro della piastra antisismica. Anche per questo, ieri mattina, una potenziale tragedia è stata evitata. Un nuovo balcone, infatti, è venuto giù schiantandosi su quello dell'alloggio sottostante, che è poi stato rimosso. Una piastra diversa da quella di settembre di un anno fa, ma stesso problema. Legno fradicio è una struttura crollata dopo solo 7 anni. Eppure si era detto, al momento delle varie inaugurazioni delle New Town, che le case antisismiche sarebbero durate almeno 30 anni. Per le operazioni di rimozione del balcone effettuate dai vigili del fuoco, l'area è stata interdetta alla circolazione. E ciò che emerge è che probabilmente saranno evacuate altre 12 piastre nelle prossime settimane, a seguito dei rilievi effettuati dal Comune, criticità che riguardano complessivamente il 10% del patrimonio del progetto Case, che il Comune sta pensando di abbattere, anche se i costi, 10 milioni complessivi per l'operazione, il Comune proprio non sa dove reperirli. Restiamo sempre all'Aquila, manovra di emergenza in fase di decollo per un elicottero nell'aeroporto di Preturo. L'incidente non ha avuto gravi conseguenze per i passeggeri del mezzo. Daniela Rosone. I resti dell'elicottero che si è schiantato ieri all'aeroporto di Preturo sono coperti questa mattina da un telo verde. L'incidente si è verificato ieri sera, come dicevamo, all'aeroporto dei Parchi di Preturo, con l'elicottero che, secondo le prime ricostruzioni dei fatti, ha avuto delle difficoltà nel decollo. Si è prima ribaltato e poi schiantato a terra con un impatto molto forte. A bordo c'erano 2 passeggeri, rimasti feriti ma fortunatamente in modo lieve. Sono riusciti infatti da soli ad estrarsi dall'abitacolo. Sul posto i vigili del fuoco e il 118 per gli accertamenti del caso. Una tragedia fortunatamente soltanto sfiorata. Secondo i primi rilievi effettuati, il pilota dell'elicottero, avendo avuto difficoltà nell'atterraggio, sarebbe stato costretto ad una manovra che ha provocato l'incidente. Sono in corso le indagini. Ha minacciato la sua convivente 2 volte in pochi giorni, stringendole le mani attorno al collo e insultandola. Atteggiamenti violenti che ieri sera sono costati ad un 33enne teramano un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare disposto dal pubblico ministero di turno. Il sostituto Stefano Giovagnoni è notificato all'uomo dai carabinieri della locale stazione. A chiamare i carabinieri ieri sera è stata la stessa ragazza convivente dell'uomo. Secondo quanto denunciato dalla giovane, il 33enne sarebbe rientrato a casa ad Isola del Gran Sasso, ubriaco e in preda ai fumi dell'alcol, le avrebbe stretto le mani intorno al collo. All'uomo, raggiunto dal provvedimento d'urgenza di allontanamento dall'abitazione familiare, viene contestato il reato di minaccia aggravata. Alla vigilia del 7° anno dal terremoto dell'Aquila, il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, dopo aver proposto ed ottenuto nell'assemblea plenaria il rinnovo del patto di solidarietà tra tutti i consigli delle regioni italiane, ricorda gli avvenimenti in programma per il 5 e 6 aprile nel capoluogo di regione. Elisa Leuzzo. In occasione del 7° anniversario del sisma che il 6 aprile 2009 sconvolse la città di L'Aquila e altri comuni della regione,
Sono previste nel capoluogo due giornate commemorative. Il 5 con partenza ore 22 dall'altezza Via 20 Settembre, Palazzo della Giustizia, fiaccolata per l'Aquila. Il giorno dopo una serie di manifestazioni dove partecipa la Presidenza del Consiglio, è quella delle ore 22. Il 5 alle 11 la Santa Messa officiata dal Vescovo dell'Aquila, alle 14.30 Startup Marcia per l'Aquila con partenza Guardia di Finanza. Intanto i presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome hanno rinnovato il patto di solidarietà che vide le regioni italiane collegialmente impegnate accanto alla sofferenza e al disagio materiale e spirituale delle popolazioni abruzzesi e di quelle di ogni regione segnata da calamità naturali. Già nel giorno 1 e 2 la Presidenza del Consiglio ha organizzato una plenaria a tutte le regioni d'Italia raccolte all'Aquila, dove abbiamo approvato un documento anche che rinnova il patto di solidarietà quando accadono eventi così importanti, ricordando soprattutto il sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009, dove tutte le regioni accorsero in segno di solidarietà non solo a parole ma con i fatti. Qui e lì abbiamo invitato anche presidenti delle altre regioni a voler partecipare il giorno 5 alle ore 22 a questa marcia per l'Aquila. Cambiamo argomento adesso, la politica alla vigilia delle elezioni amministrative. Dopo lo strappo consumatosi all'interno di Abruzzo Civico nasce MCA, Movimento Civico Abruzzese, per mano e per volere dell'ex direttore del TG1 Giulio Borrelli. MCA resta all'interno della maggioranza che sostiene il governo D'Alfonso in regione, ma punta a conquistare spazio all'interno del civismo regionale. Vediamo. Nasce da una scissione MCA, Movimento Civico Abruzzese, che è stato presentato ieri nel corso della convention Il Civismo Oggi e Domani, tenutasi a Chieti. Alla guida di MCA c'è l'ex direttore del TG1, già fondatore di Abruzzo Civico, Giulio Borrelli, ed assieme a lui mezzo direttivo dell'Italia dei Valori e pezzi da 90 della regione come l'assessore Gerosolimo, i consiglieri Olivieri e Di Nicola. Nel frattempo gli ex compagni di partito, capitanati dall'altro Giulio Sottanelli, sabato pomeriggio hanno scelto il loro nuovo coordinatore regionale, Michele Cassone. Dunque, da oggi c'è un doppio binario del civismo in Abruzzo. Da un lato Movimento Civico Abruzzese, dall'altro Abruzzo Civico. Una querelle pronta a proiettarsi nelle prossime amministrative, vero banco di prova. In quelle realtà dove noi siamo presenti in modo significativo e riconoscibile, che sono fondamentalmente poi Vasto e Sulmona, noi pensiamo di ottenere un buon risultato, ma in generale io penso che l'idea del civismo è quella che avrà il maggior consenso e il maggior risultato. D'altra parte, se gli stessi partiti nazionali spesso si nascondono sotto finte liste civiche, su liste civette, usano il civismo come foglia di fico, noi che siamo, come dire, gli interpreti, i portabandiera di un civismo veramente autonomo dai partiti, radicato profondamente nei nostri territori, non possiamo, come dire, che essere quelli che in qualche modo hanno la primogenitura di questa idea, soprattutto di un'idea di un civismo regionale. Cambiamo ancora argomento, ridurre il rischio di incidenti su due ruote insegnando i giusti comportamenti e i corretti stili di guida. E questo è l'obiettivo dell'ANIA Campus 2016 che ha scelto Pescara per coinvolgere gli studenti degli istituti superiori. Il servizio di Francesca Romana Testi. Federazione Motociclistica Italiana, Polizia Stradale e l'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici in pista per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale a due ruote. La tappa di Pescara si aggiunge alle altre 15 che dall'11 marzo da Roma danno corpo all'ANIA Tour. Noi ragazzi delle scuole da anni svolgiamo corsi di educazione stradale, sicuramente nel periodo in cui si svolgeva praticamente la preparazione del patentino in ambito scolastico, abbiamo avuto una riduzione della mortalità sul ciclomotore del 70%. Teoria, pratica, simulazioni e soprattutto le regole fondamentali per muoversi in sicurezza, a partire dall'equipaggiamento che spesso è la parte più trascurata dai giovanissimi. Noi lavoriamo tanto sull'abbigliamento tecnico prima di tutto, quindi sul casco, è importante fargli scegliere un casco corretto, nella misura corretta, dopodiché lavoriamo sulle tecniche di guida sicura e sulle buone norme per mettersi alla guida. Quali sono gli errori più comuni? Beh, prima di tutto la posizione di guida viene sempre trascurata, quindi spesso le mani sul manubrio, le dita sui freni, queste sono le principali cose che si vedono appena il ragazzino si siede sul motorino.
In pista tre piloti professionisti che spiegano come affrontare le manovre improvvise, quelle che sempre più spesso sono causa di incidenti per inesperienza o superficialità. E noi qui partiamo proprio dalle basi, quindi dall'utilizzo del freno davanti, all'utilizzo del freno dietro, allo spostamento del corpo, e dove facciamo un piccolo setting di diagnosi iniziale, poi fino ad arrivare alle vere situazioni di emergenza. In situazioni di panico diciamo che le cose più problematiche sono il non completo rilascio del gas o l'utilizzo sbagliato della modulazione di frenata. La polizia stradale, attraverso una simulazione che rende difficile visuale, movimento e percezione dei suoni, riproduce l'effetto della guida in stato di ebbrezza e le sue conseguenze. Per questo tour itinerante, per far vedere ai ragazzi quali sono i pericoli che ci sono sulla strada. Fra questi c'è, come ha detto lei, la simulazione della guida in stato di ebbrezza, cioè il fatto di alterare artificiosamente i sensi dei ragazzi e fargli capire quali sono le difficoltà per tornare, che si incontrano quando si torna a casa dopo aver consumato delle sostanze alcoliche. 3 milioni di euro da parte della Regione Abruzzo, e questo l'investimento per la realizzazione di 3 nuove caserme dei carabinieri nei comuni di Manoppello, Loreto e Giulianova. Un tavolo di lavoro per definire l'intesa interistituzionale per la realizzazione delle caserme dei carabinieri nei comuni di Giulianova, Manoppello e Loreto a Prutino. La Regione Abruzzo annuncia di essere addirittura d'arrivo e la questione ormai si trova alla definizione degli ultimi dettagli. Oggi chiudiamo la parte finanziante. Poi partirà la parte di definizione delle progettazioni e poi di scelta del contraente. Abbiamo moduli molto spediti poiché parliamo di caserme che il Ministero ha formattato. Qui abbiamo trovato soluzione a problemi di 3 cittadine importanti anche per l'economia regionale, operando sempre con la solita determinazione. Qualcuno dice spregiudicatezza, ma se significa questo recuperare 20 anni di ritardo, chiamiamo come vogliamo questo atteggiamento risoluto. 3 milioni di euro, questa la spesa sostenuta per la realizzazione delle 3 caserme che, come aveva dichiarato il governatore d'Abruzzo, rispondono alle reiterate richieste dei primi cittadini che da tempo lamentano a ragione l'assenza di adeguate strutture ospitanti le caserme nei propri territori. Ogni volta che c'è un problema, senza aspettare le grandi teorie o le grandi teologie della programmazione, ce ne facciamo carico uno alla volta, così portiamo a casa risultati per la sicurezza dei cittadini. In preparazione dello sciopero di 4 ore dei metalmeccanici proclamato in maniera unitaria da FIM CISL, FIOM CGL, WILM UIL per il 20 aprile 2016, al fine di sostenere l'avvertenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, le segreterie regionali dei sindacati hanno organizzato un attivo unitario delle delegate e dei delegati metalmeccanici che si svolgerà l'8 aprile alle ore 9.30 presso l'aeroporto d'Abruzzo. A conclusione del percorso di gemellaggio culturale e gastronomico, il Gran Sasso e la Laguna Venezia e Crognaleto Sorelle del Gusto, è stato siglato un protocollo d'intesa per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro che consentirà agli studenti del di Poppa Rozzi di Teramo di svolgere degli stage presso 400 prestigiose strutture ricettive del circuito alberghiero veneziano. Si è concluso questa mattina con una cerimonia di premiazione e di consegna degli attestati di partecipazione a docenti e agli alunni che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento promozionale delle eccellenze della gastronomia abruzzese nella città lagunare, il percorso di gemellaggio culturale e gastronomico denominato Il Gran Sasso e la Laguna, Venezia e Crognaleto, Sorelle del Gusto. Abbiamo avuto una parte importante, diciamo, in questo progetto, però quando mi è stato prospettato dal sindaco di Crognaleto, del mio amico Giuseppe D'Alonso, ho detto sì, ne vale la pena. Abbiamo investito, ne sono contento perché stiamo facendo conoscere il nostro territorio, non soltanto il territorio ma i nostri produttori, le nostre eccellenze, di cui anche la scuola. È un punto di partenza, ci stiamo provando, speriamo di centrare altri obiettivi successivamente. Il progetto è nato da lei, è stato realizzato grazie alla collaborazione del BIM ed è stato vinto grazie alla sinergia. Una scommessa vinta grazie a tanta partecipazione istituzionale abruzzese e veneta, ma soprattutto grazie alla grande, come devo dire, partecipazione del preside dell'Istituto di Poppa, dei professori che insomma hanno coadiuvato tutta l'attività, e soprattutto dei ragazzi, hanno dato un'immagine dell'Abruzzo eccezionale. Un risultato importante, una partecipazione straordinaria, ma l'obiettivo del progetto futuro qual è?
è stato quello di far parte delle eccellenze del territorio. Le eccellenze del territorio sono state i nostri alunni, i nostri docenti, i produttori, i nostri piatti, i nostri prodotti, che ci hanno permesso di portare a Venezia, una città così importante anche a livello turistico, tutto quello che noi siamo riusciti a realizzare nel nostro territorio. Il protocollo di intesa consentirà agli studenti dell'Istituto di Poppa di svolgere degli stage presso 400 prestigiose strutture ricettive del circuito alberghiero veneziano. E restiamo sempre a Teramo, perché questa mattina c'è stata una protesta dei lavoratori della PAP che hanno garantito il servizio di ristorazione per la ASL di Teramo. Per 5 anni sono 46 le maestranze che dal 1 aprile non hanno più lavoro, perché è cambiato l'appalto che gestisce appunto il servizio di ristorazione per la ASL. È stata in discussione per molto tempo una ipotesi di proroga di un mese per gli stessi lavoratori, che però non sarebbe percorribile per la ASL. C'è stato anche un incontro in prefettura con alcuni rappresentanti di questi lavoratori per capire come si possa cercare di venire incontro a questa ennesima vertenza sul territorio. Cambiamo argomento. Difendere la produzione italiana dell'olio d'oliva, un'eccellenza del Mezzogiorno, in particolare dell'Abruzzo, è stato questo il tema del convegno che si è svolto a Pianella. Il servizio di Francesca Di Giovanni. L'olio d'oliva italiano, e tanto più quello abruzzese, è messo nuovamente a dura prova. Questa volta la minaccia viene dal Parlamento europeo, che ha previsto un disegno di legge che andrà ad eliminare l'indicazione del termine minimo di conservazione dalle etichette. Ma noi non accettiamo che il governo italiano, con un finto atto di solidarietà nei confronti della Tunisia, in realtà permetta un'importazione senza dazi di 70.000 tonnellate di olio che i grandissimi produttori andranno a tagliare con la produzione italiana, spacciando tutto per Made in Italy. Questo non va bene, perché colpisce duramente i produttori medi, soprattutto della provincia di Pescara e soprattutto di questa zona della Valle Vestina, che fanno un prodotto invece di altissima qualità. Sindaci, esponenti politici, produttori, consumatori, associazioni di settore e consorzi hanno espresso la volontà di unire le proprie forze per evitare che uno dei prodotti di qualità che caratterizzano la nostra regione venga contraffatto, portando gravi conseguenze a livello locale e nazionale, a partire dalle piccole realtà agrarie fondamentali per la conquista di un futuro migliore. Questi provvedimenti sicuramente incidono sulla carne viva dei nostri produttori. In questa stagione i nostri produttori stavano rialzando la testa da un'annata disastrosa e sicuramente questi provvedimenti non ci aiutano, ma non siamo qui sicuramente per protestare, o non solo per protestare, contro un provvedimento che riteniamo intempestivo ed iniquo, ma sicuramente per fare delle proposte. Noi abbiamo tutte le carte in regola per far diventare l'olio d'oliva il vero oro per questi territori. E adesso, come ogni lunedì, apriamo un'ampia pagina dedicata allo sport, partendo dal calcio di Serie B e dal Pescara, che è già tornato al lavoro perché scenderà in campo venerdì al Partenio di Avellino nell'anticipo. Il tecnico Oddo avrà ancora problemi di formazione, soprattutto in difesa. Squalificato Benalì dopo la rissa a fine gara contro il Como, e anche Torreira e Zuparic. Quasi certa l'assenza di Campagnaro, vittima di una contrattura nel primo tempo della gara contro i Lariani, e la cui entità è ancora da definire con ulteriori esami. Il capitano del Pescara, Lelian Memusciai, parla dell'importanza del ritorno alla vittoria sabato scorso nell'intervista a Paolo Renzetti. Vittoria comunque importante, perché bisognava, dopo 9 gare, tornare al successo. L'augurio che questa vittoria possa essere servita anche per sbloccare psicologicamente la squadra, visto che molti dicevano che era un problema soprattutto psicologico. Sicuramente una vittoria, come avevo detto prima, che ci voleva. Ora però bisogna continuare, perché sennò non servirebbe a niente. Speriamo che sia d'auspicio. Abbiamo fatto, secondo me, un gran primo tempo, il secondo ci sta di soffrire, l'importante era vincere, perché abbiamo giocato altre volte dove abbiamo giocato bene e abbiamo perso. Ora sto giro, magari il secondo tempo abbiamo giocato un po' meno bene, però abbiamo vinto. Cosa è successo al 91esimo, quella gigantesca rissa, tanto nervosismo anche negli ultimi minuti, c'è stata l'espulsione di Benalì, perché c'è stata questa rissa?
purtroppo sono cose di campo che non devono accadere, però ci stanno, fanno parte del gioco, e arrivare al 90° a essere lucidi è impossibile. Purtroppo dispiace, però anche Ben ha fatto male a reagire, però un po' lo capisco, perché ha preso un calcio al 90° e dura al 90° essere lucidi. In queste giornate qua hanno inventato talmente tante storie assurde, quindi è un peccato, perché questo gruppo qua è un gruppo eccezionale, fantastico, e anche quando c'è stato delle cose non vere non si è mai abbattuto, è sempre stato sul pezzo. Purtroppo i risultati non ci hanno dato favore. È sempre in chiave playoff, vi ricordo la partita di ieri tra Novara e Salernitana finita 1-1, invece questa sera in campo Bari e Cesena. Scendiamo adesso in Lega Pro, ha sfiorato la vittoria nel finale ma anche sofferto per alcuni tratti della partita. Ieri l'Aquila ha impattato 1-1 con la Maceratese, la squadra di Perrone resta in zona playout e domenica delicato scontro diretto a Prato. Gianmarco Menga. Guardando la classifica, un punto prezioso per l'Aquila contro la Maceratese, terza forza del campionato. A conti fatti però i rossoblù di Perrone possono recriminare per diverse azioni da gol cestinate nel finale e per un atteggiamento che ha fatto difetto in aggressività per una buona parte della contesa. Perrone conferma a sorpresa il 3-5-2 di Teramo, cambiando però in difesa con l'innesto di Maccarrone per Piva, dirottato come quinto di centrocampo al posto di Ligorio. Davanti, confermato il tandem San Domenico Perna, anche oggi fischiato per diverse imprecisioni sotto rete. Partita poco vibrante, ricco possesso palla della Maceratese, che però non riesce a trovare sbocchi. La chance più ghiotta capita sulla testa di Perna dopo la mezz'ora, che dalla sinistra raccoglie un traversone, schiaccia di testa, forte battuto in uscita, ma non c'entra il bersaglio. Nel finale arrivano i due gol che sigilleranno il punteggio sull'1-1. Prima Maccarrone si rende protagonista del vantaggio della Maceratese. Buonaiuto crossa da sinistra, il centrale siciliano per anticipare il tapin di Couco fa centro nella propria porta in scivolata. 0-1 e buio pesto sugli spalti del Fattori. I rossoblù però hanno il merito di reagire immediatamente. Milicevic, dirottato playmaker con Mancini mezzala, ci prova dalla distanza. Sul rimpallo Perna si avventa sul pallone e anticipa in uscita forte che lo abbatte ingenuamente. Penalty per l'Aquila, sul quale va lo stesso Milicevic, sotto gli occhi del presidente del Pescara Sebastiani, e fa centro dagli 11 metri per l'1-1. Nella ripresa c'è più brio, la Maceratese sale di intensità atletica, l'Aquila invece scende dal punto di vista fisico e non riesce a ripartire. Al 18° Couco serve sul dischetto del rigore Buonaiuto, che cestina il nuovo vantaggio degli ospiti. Poco più tardi Milicevic va via in tunnel, scorribanda fino al limite dell'area, poi San Domenico si fa rimpallare la conclusione. Sul proseguo dell'azione Perna poi la mette fuori al lato di testa. Ci riprova ancora la Maceratese con Couco, ma Scotti risponde presente in tuffo. I rossoblù sembrano alle corde. Perrone allora si ricorda dei cambi e dopo la mezz'ora fa entrare prima Benzaglia per un applauditissimo Milicevic, quindi triarico per Perna nel ruolo di trequartista dietro San Domenico. È la mossa vincente, l'Aquila colleziona due grandi occasioni in sequenza, prima triarico sguscia sulla sinistra, serve un cioccolatino per Bulevardi che in sforbiciata chiama all'intervento in angolo forte. Poi Maccarrone esce palla al piede, serve San Domenico, il cui diagonale rasoterra viene deviato in modo provvidenziale dal portiere marchigiano. È l'ultimo sussulto, finisce 1-1. Per l'Aquila un punto importante, ma che peccato, perché si poteva prendere il bottino pieno. Salvezza virtuale in tasca per il Teramo, eppure in casa biancorossa resta l'amaro in bocca per il pari contro il Rimini. Il centrocampista Cruciani non si dà pace per aver così ingenuamente subito il gol del repentino 1-1. L'intervista di Jacopo Forcella. L'hanno un po' balordo tra Benevento e qui, Benevento quattro traversi, qui non riesco mai, ma pizzico, guarda, neanche di un pizzico un più di fortuna, soprattutto il primo tiro. Penso che se non l'avessi deviata entrava sicuro. Nonostante la deviazione è uscita un pelo dal palo.
Vabbè, speriamo che prima o poi mi gira un po' meglio. Penso che sotto l'aspetto di azioni da gol, sotto quello sì, però penso che la voglia di far bene, di poter provare a vincere la partita, quella è sempre stata. E siamo stati ingenui perché hai detto bene, in una partita diciamo che fai fatica a trovare conclusioni, a trovare vie per tirare in porta, riesci ad andare in vantaggio. Non si può prendere dopo 30 secondi. Sicuramente dovevamo fare qualcosa di più, però penso che sia come tutte le altre partite, ancora una volta con un tiro in porta abbiamo preso gol. Poi puoi farne di meno tu, però penso che su 90 minuti tieni palla, non dico 90 ma 85 minuti tieni palla tu. E poi in una partita un po' di più, una partita un po' di meno trovi magari... Però siamo sempre stati poco fortunati, questo c'è, è la verità, c'è poco da dire. E ingenui, perché oggi siamo stati ingenui. In Serie D, 29esima giornata avara di emozioni e di soddisfazioni per le abruzzesi, pari tra Giulianova e Chieti, sconfitte per San Nicolò Avezzano e Amiternina. Andrea Costantini. Un'altra domenica senza soddisfazioni per le squadre abruzzesi. In tre perdono e le due che si sono scontrate tra di loro hanno generato un pareggio che, per quanto pirotecnico, perché ricco di gol e di rovesciamenti di risultato, ha il sapore di una sconfitta per entrambe. Alfadini è 3-3 fra Giulianova e Chieti, pari che appunto non serve a nessuno, ai giallorossi che non riescono a rosicchiare punti dal penultimo posto. Il divario resta di 7 punti dalla Folgore, resta solo da attendere il verdetto della matematica retrocessione. Al debutto in panchina della coppia Dragone Scarpantoni al posto di un'altra coppia, Gelsi Pisano, da salvare c'è la prestazione d'orgoglio, tenuto conto delle note problematiche societarie che continuano a minare l'equilibrio del gruppo. Delude il Chieti, che anche sul campo dell'ultima della classe fallisce l'ennesimo tentativo di centrare una seconda vittoria consecutiva. Non è bastato segnare tre reti e portarsi in vantaggio dopo una doppia rimonta. Le residue velleità playoff vanno così in fumo. Come il Giulianova, anche la Amiternina ha più di un piede e mezzo in eccellenza. Contro la Jesina servivano i tre punti, ma si è capito da subito con l'autorete di Santilli che la giornata sarebbe stata di quelle storte. Terriaca ha riaperto uno spiraglio, ma il guizzo di Sassaroli in pieno recupero sta di condanna definitiva. La cura di Felici in panchina non ha sortito effetti. Per la squadra di Scoppito ora tre derby con la necessità di fare il pieno per poter sperare. Sono più indolori le sconfitte di San Nicolò e Avezzano. I marsicani mantengono il più 3 sulla zona play-out, nonostante il KO di Fano propiziato dalla zampata di Ambrosini. La prestazione dell'11 di Lucarelli, poco fortunato nei momenti topici della gara. La salvezza passa per i prossimi tre scontri diretti, Folgore, Isernia e Amiternina, il primo e il terzo da giocare nel fortino del De Marsi. Il San Nicolò va a tappeto a Isernia a causa di un rigore inesistente, resta però la prestazione sottotono dell'11 di Epifani, incapace di reagire. Il pari della Recanatese non compromette però la rincorsa al quinto posto del San Nicolò, che lunedì avrà a disposizione lo scontro diretto del Bonolis per effettuare il sorpasso. Il basket Teramo va in finale di C-Silver vincendo al photo finish contro Silvi. Giocherà la finalissima contro l'Airino Termoli. Il resoconto della partita di Lorenzo Mazzaufo. Probabilmente la sceneggiatura dell'ultimo atto della semifinale playoff di C-Silver tra Basket Teramo e Pallacanestro Silvi, vinta dai biancorossi 72-70 con un canestro allo scadere di Enrico Gaeta, non sarebbe affatto dispiaciuta al regista spagnolo Luis Buñuel o al gentiluomo inglese Alfred Hitchcock, perché è stato il giusto mix tra il thriller con una punta di surreale e, perché no, anche di grottesco. Ci riferiamo ai due blackout che hanno fermato l'incontro rispettivamente all'inizio del secondo e del terzo quarto e che hanno fatto tremare non poco il pubblico di casa per un'eventuale sconfitta a tavolino che sarebbe stata automaticamente sancita dalla coppia arbitrale se l'impianto elettrico del Palas Capriano avesse ceduto una terza volta. Le luci però non si sono spente ed hanno invece schiarito e reso evidente una considerazione: Silvi esce da questa serie a testa altissima e questa serie l'ha persa con la consapevolezza di aver messo seriamente alle corde un avversario molto più forte, competitivo e con un roster profondo. Un'immagine chiara della partita è il break micidiale di 15-0 nel terzo quarto che ha permesso ai ragazzi di coach Tom D'Alberto di recuperare lo svantaggio di 13 lunghezze subito nel primo tempo, andando in vantaggio anche di 7 punti a pochi minuti dalla fine del match, salvo poi pagare le uscite per falli di due giocatori chiave del quintetto base. Io ringrazio tutti questi ragazzi che hanno lottato dal primo all'ultimo minuto. Abbiamo avuto la partita in mano,
non gli posso rimproverare niente, ci sta una partita del genere con questa tensione, qualche pallone che puoi gestire nei momenti importanti con una squadra giovane come siamo. Sono contento, do i complimenti a Teramo e gli auguro un bocca al lupo per le finali, e siccome mi hanno battuto spero che vincano loro la finale, così sappiamo che abbiamo perso con la migliore del campionato. Dall'altra parte il Basket Teramo ha evitato all'ultimo secondo una clamorosa eliminazione e l'ha fatto sfoderando una prova di carattere negli ultimi palpitanti minuti. Merito soprattutto delle stelle tra virgolette biancorosse che hanno fatto prevalere le loro capacità tecniche per poter completare un'isperata rimonta. Adesso giocheremo questa finale con Termoli senza la pressione che avevamo adesso sicuramente, perché adesso può succedere di tutto, possiamo perdere, possiamo vincere, però sicuramente la condizione emotiva sarà nettamente diversa da questa semifinale. È tutto, prossimi appuntamenti con il TG6 alle 19 e alle 23. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.